Buonasera amici di Vallelunga. Ragazzi. Buongiorno a tutti da F2. Salvatutto mi rivolgo a tutti i miei clienti che poi sono anche i miei datori di lavoro. Buonasera a tutti. Cari concittadini, buongiorno. Buongiorno da Rosa Fuxia. Salve amici. Abbiamo deciso di realizzare questo video tutti insieme per esortarvi ancora, nuovamente, e non ci stancheremo mai di dirlo, a rispettare quelle raccomandazioni che ormai sappiamo a memoria, ma che puntualmente e tristemente ci sono persone che non rispettano, non voglio rispettare. Sport è dedizione e sacrificio. E questa dedizione e sacrificio oggi ci è richiesta più che mai. Noi siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. In tanti anni di attività mai mi sarei aspettato di poter rivolgere il seguente invito, e cioè quello di rimanere a casa. Perché solo in questo modo continueremo a lavorare insieme, perché insieme sconfiggeremo questo maledetto virus. Cosa dirvi? Essendo una persona impegnata nella medicina d'urgenza e quindi in prima linea, posso dirvi che il coronavirus è una brutta bestia. Una brutta bestia perché ad oggi non vi è un vaccino. Per limitare l'inalazione e quindi il contagio, cosa fare? Per favore, ve lo chiedo per favore, non uscite. Cercate di limitare le uscite se non per reale necessità. Per qualsiasi problema, per qualsiasi perplessità, per qualsiasi bisogno, chiamate noi, non uscite, aiutateci ad aiutarvi. È inutile che mi dite o pensate, vabbè, tanto io sto con lui perché so dove è stato. Non è così, credetemi. Ragazzi, la catena è veramente lunga, la catena del contagio. Faccio questo breve videoclip che non avrei mai voluto fare. Lo faccio per invitarvi a rimanere a casa. Quindi non sentitevi furbi, eroi. Invece, uscendo, la cosa può solo prolungarsi, non può diminuire. Quello che io voglio ricordarvi è questo. Che se ci fermiamo, se ognuno di noi si ferma per il dovuto momento, per il dovuto periodo, per quello che è, si fermerà anche il virus. Sicuramente se continuiamo così può solo prolungarsi l'attesa, e più si va avanti più si andrà a stringere, più le restrizioni saranno dure. In questi giorni avrò fatto un centinaio di queste mascherine. Mascherine che sono state fatte veramente con tutto il cuore e non se ne trovano. E quindi mi sono messa all'opera. Noi che lo possiamo fare, rimaniamo a casa e pensiamo a tutte quelle persone che vorrebbero trovarsi al posto nostro, poter riabbracciare i loro figli, la loro famiglia, e che invece sono costretti a lavorare per noi. Sì, mi raccomando, voi state a casa che potete, noi invece lavoriamo. Se no finite così. Ciao! Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni, per i vostri genitori, per i vostri figli. Fatelo per rispetto di chi rispetta queste regole. Uscire di casa in questo periodo è molto rischioso, per me e per gli altri. Voglio però ricordare una cosa. In un momento come questo, queste mascherine credo servono a poco, servono quasi a niente. È molto più importante che restiamo a casa. Fermati! Non metterò nel dettaglio la tua vita e quella degli altri. Permettici di aiutarti e aiutarci. Faremo noi la spesa per te. Resta a casa. Anche l'associazione Finestra si unisce all'accorato appello di restare tutti a casa. Aiutiamoci e aiutiamoli a contenere il contagio. Facciamo la cosa giusta. Un abbraccio e a presto. Io resto a casa, forza Vallelunga. Tutti insieme per un unico obiettivo, ma per raggiungerlo dobbiamo rimanere a casa. Restate a casa, andrà tutto bene. Forza Italia e forza Vallelunga. Forza Vallelunga.
Io resto a casa. Dai un bacio anche tu al coronavirus. Dai anche tu un bacio al coronavirus. Resta a casa. State a casa che andrà tutto bene. Fate come a me, rimaniamo a casa. Lasciate a casa che tutto andrà bene. Forza Valle Lunga e forza Italia. Anche tu resta a casa. Dai un bacio al coronavirus. Restiamo a casa oggi per riabbracciarci più forte domani. Questo deve essere il nostro motto e cerchiamo di non dimenticarlo. Rimanete a casa, tutti insieme ce la possiamo fare. Ciao! Ciao! Dovete restare a casa! Viva l'Italia, ce la faremo! Così molto presto ritorneremo di nuovo alla nostra vita quotidiana, alla nostra solita routine, con abbracci, baci e grandissimi sorrisi. Un bacio grande, un abbraccio grandissimo dal Pub National e spero che ci rivedremo presto. Noi restiamo in corsia. Ma voi restate a casa. Andrà tutto bene. Se vogliamo organizzare le belle camminate come facciamo ogni anno, quello che ci è richiesto è soltanto una cosa. Rimaniamo a casa. Andrà tutto bene, sono fiducioso. Io resto a casa. Restate a casa. E ricordiamoci, dobbiamo restare a casa, questo deve essere il nostro motto. Sono convinta che se siamo tutti insieme riuniti ce la facciamo, quindi rimanete il più possibile a casa. Stiamo a casa, perché prima o poi passerà e andrà tutto bene. Forza e coraggio, andrà tutto bene. Ciao a tutti. Noi restiamo a casa. Cucinate, mangiate e soprattutto ad stare a casa. Siate fiduciosi. Restiamo a casa, coltiviamo le nostre passioni come la cucina e andrà tutto bene. Forza Valle Lunga, restiamo tutti a casa, solo così riusciremo a combattere questo virus. Un abbraccio dalla Mazzoleria San Fratello. Forza, ce la possiamo fare. Per favore, non uscite da casa. Se vi volete bene, se volete bene noi. Solo rimanendo a casa ne potremo uscire in fretta e più forti di prima. Ma soprattutto volete bene volete del bene ai vostri cari, per favore, ve lo chiedo per favore, non uscite da casa, aiutateci ad aiutarvi. Io con questo motto vi voglio lasciare. Restiamo a casa. Ciao, un abbraccio a tutti. Io resto a casa, fatelo anche voi. Insieme ce la faremo. Raga, tutti insieme si ce la fa, ma dobbiamo essere davvero tutti insieme. Grazie. Noi restiamo a casa! Ringrazio tutti quelli che hanno accettato calorosamente l'invito a partecipare a questo video. Ringrazio Giuseppe Cappellino, aiuto preziosissimo, che ha montato il video, senza Giuseppe non ce l'avrei fatta. Io rinnovo ancora l'invito a restare a casa e quando questa quarantena sarà finita, speriamo il prima possibile, andremo tutti a passeggiare all'Agip. Io per prima la passeggiata la allungherò fino alla Fiorella da Laredo. Restare a casa.